Sono Tamaro Brasiello e sono il presidente dell'associazione Homo Sapiens. Il nome della nostra associazione è un omaggio alla nostra città e soprattutto alla storia della nostra città. Come i meno giovani conoscono bene, fin dai anni, dai primi anni del XX secolo, la città di Grumonevano, la comunità intera, aveva come suo centro vitale uno spazio delimitato tra piazza Cirillo e via Duca d'Aosta. E proprio lì, nei pressi di via Duca d'Aosta, che c'era un olmo che rappresentava la città, caratterizzava soprattutto la città. E sotto quest'olmo, che caratterizzava la città, che era piacevole starci per la sua ombra, per il suo posto, per il suo beneficio, c'era un grosso gruppo di persone, amici, meno giovani, anziani, che si radunavano tutti i giorni, quotidianamente, per discutere di fatti quotidiani, di avvenimenti sportivi, di imprese sportive, di feste, ma soprattutto lì, in quel posto, che si raggruppavano le persone per discutere della vita politica della nostra città, della vera politica della nostra città. Lì, in quel posto, si praticava tutta la vita della nostra città ed è importante che quel posto non venga dimenticato. Noi giovani ci impegniamo, nonostante l'olmo fosse stato abbattuto negli anni, ci impegniamo a far ritornare a Grumonevano quel dono che ci dava quell'olmo, cioè il dono di raggruppamento, dello stare insieme, di stare tutti quanti insieme. Vogliamo riportare a Grumonevano tutte le persone, tutti i cittadini di Grumonevano. Vogliamo che a Grumonevano, soprattutto in quella zona dove c'è l'olmo, dove c'era l'olmo, si possa ritornare a discutere dei fatti di tutti quanti, dei fatti delle persone, dei fatti del lavoro, di avvenimenti quotidiani, familiari. Ma soprattutto vogliamo che in quel luogo si ritorni a parlare di politica, della vera politica. Vogliamo che la politica si ritorni a parlare nella nostra città e che soprattutto vogliamo che nella nostra città si viva la politica. Noi giovani dobbiamo iniziare da qui il nostro cammino per far ritornare tutti nella nostra città, cioè per poter ritornare a vivere, a far vivere la politica nella nostra città. Ma soprattutto vogliamo che la politica venga vissuta in città e non nelle segrete stanze dei comuni circostanti. Voglio che questa sia la cosa principale della nostra campagna elettorale. E per questo che con Tina e con altri gruppi di persone, di amici, di ragazzi, abbiamo deciso di creare la nostra lista, la lista delle associazioni in movimento, nella quale io per primo partecipo in prima persona insieme a diversi candidati, tanti ragazzi e tante ragazze, con un unico progetto, un'unica idea. Vogliamo proporre, partecipare, condividere, stare insieme. Vogliamo che si ritorni a vivere a Grumonevano. Il nome della nostra lista non è un nome balzato in aria così, tanto per, è un nome che appartiene a noi giovani. Soprattutto perché è un nome composto da parole importanti. Infatti la parola socia sta per stare insieme, essere insieme, raggrupparsi, riunirsi. La parola azione sta per agire, operare sul territorio per il bene del nostro paese, per il bene della nostra comunità. Il movimento sta per muoviamoci. Sbrighiamoci, riprendiamoci il nostro futuro, il futuro di noi giovani. È per questo che vi dico viva Grumonevano, viva le associazioni in movimento, viva il nostro candidato Enzo Brasiello, il sindaco dei giovani, il sindaco di tutti i cittadini, il sindaco che è uno di noi. Buonasera.